ringrazio veramente ufficialmente la Regione Campania, nella figura del consigliere delegato al presidente De Luca Nicola Caputo e del direttore del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Campania, il dottor Biasco, perché e anche ci si ospita quindi la Camera di Commercio del dottore Fiola. Il riconoscimento e il mio coinvolgimento in questa sede è veramente una cosa che mi inorgoglisce, perché come diceva Nicola, io mi sono sempre occupato della materia, perché insomma si giunge in città metropolitana dopo aver avuto una parentesi come amministratore di uno dei comuni della città metropolitana. Io nello specifico io vengo dall'area vesuviana e mi sono sempre occupato di aree protette, di agricoltura, perché l'ho sempre ritenuto un settore traino per la nostra economia, e difatti lo è sempre stato, non più purtroppo negli ultimi anni. Quando la città metropolitana e nello specifico il signor De Magistris ha pensato per me questa delega, mi sono detto: ma l'agricoltura non è più una delle competenze, delle pertinenze della città metropolitana, che è stata passata alla Regione Campania. Lui però mi ha detto qualcosa che mi ha fatto rilanciare, come dire, il mio impegno, e ha detto: tra le nostre pertinenze c'è sicuramente lo sviluppo economico. E lo sviluppo economico cos'è se non è il rilancio di settori chiave che sono stati il volano dell'economia dei nostri territori? Quindi è una delega costituzionalmente orientata all'agricoltura come sviluppo economico. Allora, come sempre ho fatto, l'ho accettata di buon grado e mi sono catapultato dentro, coinvolgendo. Innanzitutto, ecco, io leggevo nell'invito che era stato fatto oggi che per il processo di costruzione della politica agricola dei nostri territori c'era bisogno del confronto con gli attori principali del sistema agroalimentare. Innanzitutto ho fatto questo, ho cercato di confrontarmi con chi vive il sistema agricoltura. Mi sono confrontato con le categorie, ho avuto grande accoglienza dal presidente degli agronomi, il dottore Ceparano, con i geologi, abbiamo messo con il CNR, con una serie di dipartimenti di varie facoltà di agraria, non ultimo quello dell'Aquila, e abbiamo pensato a come l'agricoltura, a come si poteva dare qualcosa di diverso all'agricoltura. Ci siamo non inventati, ma abbiamo pensato ad una nuova figura che potesse entusiasmare i giovani al sistema agricoltura. Abbiamo pensato all'agricoltore digitale. Tra le mie deleghe io ho anche questa delega Smart City, che a volte dice tutto e niente, però noi pensiamo che smart è sinonimo di miglioramento della qualità della vita, e in città che sono smart come Milano ad esempio, la qualità della vita è veramente migliorata da sistemi di innovation technology che cambiano proprio l'aspetto, cioè proprio la vita quotidiana. Allora io ho pensato di applicare il sistema smart all'agricoltura con questo progetto, come vi ho detto, con attori del calibro del CNR, di vari dipartimenti di facoltà di agraria. Abbiamo lanciato questa idea di smart farm e l'abbiamo presentata in città metropolitana a fine dicembre dello scorso anno. Ha avuto un discreto successo, perché noi pensiamo a questa figura dell'agricoltore digitale come un agricoltore nuovo, un giovane che non ha bisogno più, anche se quelli sono sempre importanti, i consigli del nonno, del papà impegnato in agricoltura, ma un agricoltore che può utilizzare i sistemi, la tecnologia, per entrare in un settore che non è stato mai il suo. Un altro problema gravissimo, che è quello che mi è stato posto dal confronto, ecco, con gli attori principali del territorio, è stato quello dell'abbandono dei terreni.
Quindi mi sono detto, come posso capire quanti terreni abbandonati ci sono? E loro abbiamo trovato un sistema attraverso la carta dell'uso agricolo dei suoli. Ogni piano regolatore di ogni comune che lo ha presentato contiene questo documento all'interno che è la carta dell'uso agricolo dei suoli, che ti dice qual è lo stato di quel terreno e si fa capire perché quel terreno è incolto e se si può recuperare. Ovviamente è preciso che la mano dell'uomo è sempre fondamentale, perché la tecnologia fa la sua parte, aiuta, dà un supporto, ma è l'uomo sempre che dirige queste azioni. Per cui questo sistema potrebbe permettere al giovane agricoltore di entrare in un terreno ormai abbandonato. Se la città metropolitana ha pensato ad un progetto pilota sulle proprie proprietà, ad esempio siamo proprietari con la regione Campania al 50% di una proprietà indivisa che è quella del Parco dei Monti Lattari, nello specifico del Monte Faito. Potremmo lì iniziare, e questo chiedo alla sensibilità del consigliere Caputo oggi e a tutte le persone presenti, quella di pensare ad un progetto e non lasciare solo un territorio che è importante, che è stato sempre produttivo, perché laddove non ci possiamo andare a coltivare possiamo sicuramente recuperare quei terreni per l'ossigeno attraverso riforestazioni urbane e quanto. Le idee sono tantissime, io avrei veramente il piacere di confrontarmi nello specifico su questo progetto, ma toglierei tempo a quella che deve essere oggi la vostra partecipazione, sinceramente. E quindi vorrei avere, lancio proprio un appello, una nuova opportunità di confrontarmi con la Regione Campania, con questo progetto che dal punto di vista tecnologico e innovativo, perché arriva attraverso sperimentazioni che sono state portate nei paesi del nord Europa, anche ad individuare i terreni più fertili a seconda del tipo di coltura, cioè analizzando la mineralogia del sottosuolo e capire qual è la coltura che in base alla composizione del terreno sarà più produttiva. È solo uno dei sistemi. Ed è importante, sentivo che ci sono stati degli studi sugli attacchi degli sciami parassitari. Almeno la tecnologia può individuare l'arrivo di questi sciami parassitari e mettere in condizione l'agricoltura di combatterli con i sistemi che molti già conoscono. Per tutta una serie di iniziative che stanno in questo progetto pilota, che sono presenti in questo progetto pilota, io vorrei veramente. Ti aggiungo una cosa che è diventata pubblica. Io questo progetto l'ho presentato attraverso una mail al ministro Bellanova a settembre, che era stata da poco, si era da poco insediata, e lei lo ha accolto con estremo favore, invitandomi al suo ministero e chiedendomi proprio di presentarglielo, ed è rimasta entusiasta, per cui è pubblico questo che vi racconto, per cui credo che dai nostri territori possa nascere sicuramente l'iniziativa, possa sicuramente nascere qualcosa di importante che possa essere anche ad esempio per altre realtà. Grazie.